Saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia, a quali condizioni, quali sono i requisiti, quali sono le informazioni che devi conoscere per giudicare se è giusto, corretto a quanto potrebbe avvenire questo saldo e stralcio e di in che cosa consiste? Innanzitutto ti ricordo che si tratta di una promessa elettorale, quindi se vuoi seguire l'evoluzione di questi tipi di informazioni, requisiti e condizioni, ti invito ad iscriverti su questo canale perché tratteremo anche di queste tematiche qui, tratto di queste tematiche qui. Troverai su questo canale anche altre tematiche varie, diverse da questa tipologia di argomento, come economia digitale, come blockchain, criptovalute, trasformazione del business e come ridurre il carico fiscale. Ma veniamo a noi. In che cosa consiste e quali sono i numeri? Allora, e quali saranno le possibili condizioni a cui chiudere un saldo e stralcio delle cartelle di pagamento con Equitalia e Agenzia delle Entrate? Allora, innanzitutto stiamo parlando che se hai una posizione debitore di 10.000 euro e versando tra il 6, 5, 10, 25, adesso ti illustrerò per cento, chiuderai totalmente la tua posizione con l'Agenzia delle Entrate riscossione, ex Equitalia. Quindi si tratta in buona sostanza di un condono, di uno sconto. Se è corretto o no, vi dirò qual è la mia opinione a brevissimo, se a qualcuno può interessare, è un ragionamento che voglio farvi. Il punto è questo, che ci sono 1.051 miliardi di cartelle di Equitalia miliardi di euro da riscuotere. Hai capito bene? Siamo a meno della metà del debito pubblico italiano. Ma quante sono realmente esigibili? Solo 51 miliardi, solo il 6%. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione, se dovesse domani mattina avviare un'azione nei confronti di questi contribuenti, solo il 6% sono garantiti di essere recuperati, gli altri no. Ecco perché chi parla di condono, chi parla di regalo ai malfattori, agli evasori fiscali non sa di che cosa sta parlando. Perché innanzitutto c'è un limite a questa pace fiscale, a questo saldo e stralcio. Ok, quindi un limite di tetto che per adesso, per le ipotesi che girano, è fissato sui 200.000 euro. Quindi i grandi evasori fiscali non avranno questo condono, almeno sulla base di queste promesse. Detto questo, stiamo parlando di crediti inesigibili, cioè vuol dire che l'imprenditore ha perso casa, ha perso tutto e che non riesce più a pagarti, cara Agenzia delle Entrate e Riscossione, queste posizioni debitorie. Sì, hai capito bene, perché ci possono essere, sono tante le situazioni in cui un imprenditore che aveva una ditta individuale o una famiglia, aveva un mutuo ipotecario, aveva due finanziamenti, un conto corrente affidato e poi aveva una cartella di Equitalia, cosa che spesso purtroppo capita. Bene, e devi sapere che una volta che sono avviate le procedure esecutive, la vendita dell'immobile, di tutto ciò che era di proprietà dell'imprenditore, e va in mano alla banca perché è un credito privilegiato, si dice, quindi va a soddisfare prima l'ipoteca che c'era sull'immobile e il credito bancario. Quindi succede che l'imprenditore accumula 300.000 euro di debiti, ma in buona sostanza dalla vendita dei suoi immobili se ne ricavano solo 100.000 e poi rimane un nullatenente, quindi gli altri 200.000 euro sono crediti inesigibili. Ecco, questo è l'esempio che ti volevo far capire, ti volevo portare a conoscenza per la demagogia di chi accusa di condoni e quant'altro. È chiaro che queste persone sono molto, molto, ma molto lontane dalla realtà e non sanno cosa accade tra le famiglie, i lavoratori e gli imprenditori italiani. Chi afferma questo? Detto ciò, quali potrebbero essere le condizioni e i requisiti con cui sarà possibile effettuare un saldo e stralcio? Si parla del 6, 10, 25%. 6% stiamo parlando di redditi per chi non possiede alcun immobile e redditi bassi. Non si sa ancora che cosa si intende per redditi bassi, lo vedremo e l'invito, come ti ho detto poc'anzi, è quello di iscriverti a questo canale per rimanere aggiornato. Il 10% invece per chi possiede un immobile e ha un reddito inferiore a 24.000 euro. Queste sono le cifre che girano attualmente, il che vuol dire che se hai una posizione debitoria di 100.000 euro e attualmente sei un lavoratore che ha un immobile di proprietà, una casa di proprietà e ha un reddito sotto i 24.000 euro. Queste situazioni, ragazzi, ci sono, ok? Perché nel mio studio, nel mio ufficio capitano. Bene, con 10.000 euro, il 10% di 100.000, puoi risolvere questa posizione debitoria. E vi assicuro che non è facile.
Cioè, non è detto che un lavoratore che oggi che ha una cartella da 100.000 euro e oggi prende 24.000 euro di reddito annuo e abbia una casa possa dare 10.000 euro allo Stato italiano. Non è che gli sta facendo un favore. Cioè, non glieli darebbe ugualmente allo Stato italiano questi 100.000 euro. Non so se è chiara questa cosa. E non sappiamo neanche se riuscirà a dargliene 10. Questo è il punto. È la demagogia di chi parla queste tematiche senza sapere di che cosa sta parlando. Il 25% invece per versamenti dai 200.000 euro. Ok, quindi su 200.000 euro il 25% credo che sia intorno ai 50.000 euro. L'invito come al solito è quello di iscriverti a questo canale per seguire questa tematica o approfondire gli altri temi che tratto nelle altre playlist che ti invito ad andare a vedere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!